La situazione non è incerta, è più che incerta, anche perché assistiamo continuamente a dei cambi nella compagine dell'azienda da un punto di vista di management. Si erano presi degli impegni in sede istituzionale, prima nell'incontro della Regione Toscana e successivamente al MISE. Dopo l'incontro del MISE sapevamo che c'era una roadmap, che l'incontro del MISE tra l'altro frutto dello sciopero e della manifestazione facemmo qui a Terranova Bracciolini, e si erano presi, diciamo, degli impegni a presentare una roadmap che vedeva la presentazione del bilancio 2020 entro metà dicembre, la chiusura di un accordo con un possibile investitore entro i primi di gennaio e la partenza del piano industriale, doveva essere un piano industriale di rilancio. In un incontro che abbiamo fatto il 23 di dicembre abbiamo appreso che tutto questo scenario non c'è più, anzi un altro, diciamo, intervento per quanto riguarda il management, perché c'è stata la dimissione di tutto il consiglio d'amministrazione con la nomina di un amministratore unico, il quarto amministratore in 18 mesi che questa azienda, che questa proprietà ha preso, diciamo, l'azienda. E in sede di quell'incontro ci è stato detto che necessitava ancora di 60-90 giorni per poter trovare un piano di rilancio. Noi il tempo non l'abbiamo perché l'azienda si sta fermando, stanno aumentando l'ora di cassa integrazione e siamo in un momento, e questa la cosa ci fa ancora più arrabbiare, perché è estremamente contraddittorio, cioè nel pieno della transizione ecologica. Noi oggi rifacciamo un'assemblea in piazza e portiamo domani e partiamo domani con un presidio sia il 31 che il 1 di gennaio, proprio perché oggi vi siamo punte a capo rispetto a quanto la proprietà ci aveva invece detto negli incontri in Regione Toscana a novembre e di fronte al Ministero dello Sviluppo Economico il 7 di dicembre. Le persone oggi si aspettavano che chiuso l'anno si sarebbe chiuso con un nuovo investitore, questo aveva dichiarato la proprietà davanti al Ministero dello Sviluppo Economico il 7 di dicembre. Ora ogni giorno che passa in questa situazione in cui i fornitori non sono pagati, i lavoratori sono in contratto di solidarietà, quindi lavorano a pizzi e bocconi, è ovvio che la situazione è molto critica e la necessità di avere un investitore immediatamente e con piano serio e che non venga stravolto ogni settimana, perché magari cambia l'assetto societario, consigli di amministrazione, amministratore unico, procedure varie che ne conseguono. All'interno dell'azienda quello che si sta vivendo è ancora più preoccupante, perché tocchiamo con mano qual è la reale situazione che stiamo attraversando. Reparti addirittura fermi perché non ci sono i materiali per produrre, persone che sono con il contratto di solidarietà a casa, e quindi la situazione è veramente, ma veramente critica. La preoccupazione è che con il tempo più si va nel tempo e magari la preoccupazione è che magari i clienti dove aspettano da parte nostra la consegna delle commesse si trovino a un certo punto a dover dire non mi consegnate e quindi noi andiamo dall'altra parte. Sì, è importante mantenere il livello alto dell'attenzione, il MISE ci ha riconvocati come istituzioni, proprietà della firma e organizzazioni sindacali per l'11 di gennaio. Noi ci aspettiamo delle risposte concrete perché il tempo stringe in maniera particolare. Abbiamo sottoposto quelle che erano le criticità costantemente alla proprietà e anche alle istituzioni sovraordinate in collaborazione con le organizzazioni sindacali, che davvero ringrazio. Ci sono tante persone che dipendono da questo luogo di lavoro, che non è solo un luogo di lavoro, è una pagina industriale del nostro Valdarno che oggi impiega 450 circa persone e circa 300 nell'indotto tra terzisti e fornitori. Infatti io ci tengo a ricordare anche l'altra situazione, che è proprio quella delle imprese del nostro territorio che servono la FIMER, buona parte delle quali continuano ad avere un esposto, anche se hanno ricevuto dei pagamenti ma non sufficienti a colmare quello che gli impegni che la FIMER si era assunta nei confronti di queste imprese.